Salve a tutti! Benvenuti a una puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici! Siamo in attesa di risposte! Siamo in attesa di una risposta! E quella risposta è... Io sto registrando questa puntata di sabato tardo pomeriggio, come ho registrato quella puntata scorsa, ecco. Siamo in attesa di risposte, anzi di una risposta. Una risposta in particolare. Cioè, la risposta che attendiamo è per Brozovic. Molto vanno ok, ti mettiamo una parte, benissimo, ottimo. Ma la risposta che attendiamo è per Brozovic. Perché se dovesse andare via lui, noi ci buttiamo, prendiamo subito al volo Lewis Ferguson, che ripeto, mi sembra un signor centrocampista, in tutta onestà, con bella forza, resistenza, cioè, non mi dispiace, è più lettura, vabbè, la più lettura, lettura difensiva ne è un po' meno, però vabbè, bene. Cioè, non mi dispiace affatto sto giocatore qua. Non mi dispiace per niente. Devo dire. Ci sta. Non batte bene. Dico, è un bel giocatore, quelli dinamici di movimento che... Non mi dispiace per niente. Se va bene la trattativa con Brozovic, se va bene, ci porterebbe 20, 25 milioni sarebbe la vendita. Non so quanto ci porterebbe a noi. Forse una ventina di milioni possibile, questo ci consentirebbe comunque di guadagnarci con lo scambio, prendendo Ferguson alla clausola che ha messo, insomma, che non è per niente male. Allora, Sepsio SK, seconda partita del campionato, prima partita di questa puntata, non so se ne farò una, ne farò due, non ne ho idea, vedremo. Io vedo un attimo così sul momento. Gestione squadra, ok, sono tutti un po' felici, un po' contenti, tutto bene, tutto bene, tutto bello. E allora, tra l'altro, anche Coman, io l'ho messo in vendita, ma da nessuno. Vabbè, andiamo. Dai ragazzi. Eccoci. Pronti, partita contro il Sepsio SK. Questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Pronti per questa partita? Vabbè, siamo grande protagonista quest'oggi. Diciamo che siamo chiaramente ultra forti, dobbiamo dirla tutta. Però conoscete FIFA, lo conoscete quanto me, sapete quanto è bastardo questo gioco, sapete come improvvisamente spari i parametri al massimo per creare difficoltà. Farlocca, però niente messo, ribadiscila, niente. Qualche istante fa però si è superato. Dato la propria porta e il... Vediamo quello che siamo fatti. Dai ragazzi. Vaccino. A se no. Vai. Bravo, Nicolai e Perron no. Mamma mia, bravo Radu. Ma andà via sta palla! No, che cosa state facendo tutti voi? Tutti voi! Ora sono loro a condurre, tifosi scatenati! Non si aspettavano certo un exploit del genere, per quanto è ancora presto per lasciarsi andare ai festeggiamenti. Di sicuro stanno disputando una prova ben al di sopra delle attese. Fatta di grinta, coraggio, Vabbè. Hanno aperto le marcature con questo gol. Vabbè, che volete che vi dica? Vediamo cosa inventa ora. Purtroppo sono cose che cadono. Un pallone filtrante. Però, Gabriel però, Jesus.
Però a un certo punto Gabriel Jesus si rompe le scatole e dice vabbè, la pareggio io. Ah, e che cazzo, e che caspita, e dai, e Ale, bravo Gabriel Jesus. Jesus, Gabriel Jesus, subito a riequilibrare la situazione. Quando in giornata questo un attimo che si integra nei meccanismi della squadra, che fa, che dice, questo qua diventa una bestia monda satanica, distrugge tutto. Bravo Gabriel Jesus, ancora adesso andiamo a vincere. Dai ragazzi, attenzione, Musa. Assist voleva dare l'assist. Sono scemo. Se tirava un po' per risultare. Porca miseria. Un'entrata decisa e efficace. Però no. Rientra. Brozzo. Bravo Brozzo. Oh, allora. Ottimo intervento. Ma la tua mamma. Lo sai com'è la tua mamma, giusto? Pappannai. Ed è gol. Gol del grande opportunista, facile. Deve essere nel posto giusto al momento giusto. Due reti messe a segno finora. Davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Constantin Blevins, ok, io questo me lo voglio un attimo poi osservare, perché ho... No. E che... Apre sulla fascia, ha spazio davanti a sé. Siamo toccati. Ottima la copertura. Dai ragazzi. Bevi. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Mason. In mezzo sul primo palo. Sì. Sceglie di allungarla sulla traversa, sarà corner. Batte in cilindro. Un segno, niente. Bene. Mezzo. Rosso in mezzo. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Vai! Non un granché qui il tentativo di testa, girata che è terminata lontana dai pali. Ma credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Ok. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. No. Interessante. C'è il fischio del direttore di gara. È offside. Operato, aveva fatto un'altra super parata. Ok. Fammi finire l'azione però, vabbè. 1-1. Male. Malissimo, signori, malissimo. Malissimo. Proprio malissimo. E come al solito, la difesa va un attimo registrata, perché un attimo registrata la difesa, perché non è possibile sta cosa. Io proverò a questo punto a fare intercettazioni moderate con i difensori, perché a un certo punto io non lo so. Alla lunga sul secondo palo, intervento provvidenziale del portiere, ogni volta lasciano buchi, ma comunque vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, e qui bravo in uscita. Ma no! Manco con le mani! Sbagliano pure i passaggi con le mani! Ma com'è possibile? Passaggi con le mani! Oh! Ma male! Non trattiene, occhio, non è riuscito ad approfittare! Niente, Sepsi SK è diventata. Boh! Può ricevere la posizione interessante. Vabbè! È in buona posizione! Cerca il traversone! Attenzione, ecco il gol! Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. E con questo è tripletta, tre gol per lui. Se la ricorderà a lungo questa gara.
Cioè, l'avete visto? Chi è passato qua davanti Arretrano la in palla? raggio Io premevo un d'azione, quadrato immediate per rinviare, è prove di passato qua avversari, davanti. palla L'ha partita, via via. guardato. Quarto gol della Guardate il gara che pallone. fissa sul 3-1 il punteggio. Io. Niente. Va bene. Brozovic. Gabriel Jesus. Vabbè, io. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono Penso ci dichiarati sia in campo sulla nient'altro da panchina, dire. Pierre. Gabriel Jesus, passala, no, no, non la passi. Gabriel Gabriel Jesus. Jesus. Di là. Bravo qui a smarcarsi. Di là. Vediamo cosa inventa ora. Mason e Ale, 3-2. Attenzione! Prendi sta. No, niente, non Sentenza prende di il pallone. recupero. Vabbè. Stiamo assistendo a un vero 3-2. duello Io lacerante sul risultato di dovevo fare i 3-2. cambi, me lo sono dimenticato. Va bene. Vediamo che riusciamo a fare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Qua. Ok. Fuoriscena in una posizione interessante. Bogo. Occhio al In traversone. mezzo. Niente. Pallone in gioco, attenzione. Ok. Lo vede. Bene. Mussa. Attenzione perché è Tira. Porca pericoloso. Entra con mi. precisione. Tiro di No, rimbalzo. Ottima chiusura di. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della dai. gara. E No, la guardia vabbè. invece Sì, deve vabbè, chiudere. ragazzi. Buona Non è linea qui. possibile. Respinta sicura Prendi del sta. portiere. Ciao. Occhio al calcio d'angolo per E gli chiudere. ultimi 2 minuti ormai. Vai, facciamo sti cambi. Ultimi 2 minuti. Io non so veramente cosa dire. Non so cosa dire. Ferreira, qua. Osimhen. Gli ultimi 3 minuti ormai. Vabbè. Definitivamente la partita. Facciamo sti cambi. Vabbè. Corner Vai, battuto in mezzo. Calcio d'angolo battuto ripartiamo. male. Osimhen. Possibilità di contropiede. Di là. Ferreira. Ottimo il pallone Ferreira. filtrante. Ferreira. Provano con la forza della Ferreira. disperazione ad arrivare al pari. Ferreira. C'è il E rigore. Ale. Pareggio 3 a 3. decisivo E fino a dai. poco alla fine. E dai. Beh sì, Pierre. Almeno il Tutti pareggio, reclamano la loro porca vittoria, miseria. così come i loro tifosi. Volpi E di dai. Castiglione cancella 3 quanto a di buono hanno 3. fatto vedere oggi. Ah. Una partita pazzesca con Ah, il porca risultato miseria. che torna ancora una volta in parità. No. Vogliono vincerla, un finale che Ok, si passa. preannuncia Perfetto. incandescente. Dai. Quelle. Palla morbida, scavalcata la Ferreira. difesa. Ottima la verticalizzazione. Situazione interessante, ma c'è fuori gioco. Qui poteva davvero cambiare la partita. L'arbitro ha interrotto una potenziale azione da gol. Ben assistito qui dal suo Per la punta del collaboratore che non ha piede. avuto dubbi Vabbè e ha che la tira alzato fuori però. immediatamente la Per la bandierina. punta del piede è Intercetta andato bene in il passaggio e non era fuorigioco. facile. Termina qui il match sul risultato di Un parità. paradosso di FIFA. Prestazione di altissimo. Vitor Hull che si è giocato la scorsa stagione i playoff Palla in scudetto con avvio. noi, asfaltato. Che Sei tocco a del 2, sei portiere. proprio asfaltati. Con Sepsio SK gli abbiamo già acciuffato il pareggio per miracolo. Why? I don't know. Comunque, facciamo sta intervista. Abbiamo ampiamente meritato il pari. È stato un match difficile di Bimboletti. Questo non crede in etichetta. Dobbiamo centrare qualcosa a migliorare. Ok. E allora, Moldovan venduto. Oh, allora, e abbiamo sti soldini di Moldovan. I soldini di Moldovan li abbiamo. I soldini di Moldovan li abbiamo. Io a sto punto, visto che Radu dice che ancora è ancora in fase di pum pum pum, allora sto mi alleno continuo, mi alleno Radu. Mi alleno Radu. A sto punto. Come si dice, non si batte il suo prezzo. Mi alleno Radu. E tanti saluti. Tutti ci. Bene. Come mai questa cosa? Vabbè. Andiamo avanti. Mi date notizie di. Allora, offerta.
per Maurizio, niente, quelli che ho messo io in vendita non li vuole nessuno. Nessuno rifiuta, ma assolutamente rifiuta, ma non esiste. Malannover, ma niente, ma no. Andiamo avanti. Resoconto finale. Interesse per Foster. Allora, resoconto finale su Ben White. Ok. DC 81. Non è proprio il massimo della vita, Ben White. Allora, con i soldi incassati siamo saliti a 39 milioni di euro. Allora, io quello che farei adesso, se mi metti cerca giocatore, adesso me lo cerco, ruolo difensore centrale, clausola rescissoria, vediamo un po' giocatori con clausola rescissoria, se ci sono Akanji. Però c'è clausola rescissoria, c'è 66 milioni, ami 40 nos. Joseph Aido, 34 milioni di clausola rescissoria, e osserviamolo. A Caviringhe, e qua è Valdemar, poi Ambrosius, ma un giocatore bello forte che si vede, che si sa, no? Uno che è? Ma che è? Rocky Buscini. Questo solo per il nome andrebbe preso. Vabbè, però non è quello. Allora, Leandro Caprera, 33 anni, troppo secondo me. Arturo Calabresi, va bene, vediamo. Arturo Calabresi, Calver, io voglio un attimo che Dennis Ciobotariu, non stai seguendo, e non lo sto seguendo, no, ma perché c'ho queste informazioni su Ciobotariu? Vabbè, questo no, ok. Allora, Jason Denayer, 1,84, elevazione 86. Vediamo un po', allora, la vettore difensivo 80, scivolato 86, contropiede 85. Jason Denayer, parole 31, però questo, vabbè, aggiungiamo la fuente. Diciamo che ormai non sto vedendo grandi affari vivere. E per tu? Zichia, ma non mi sembra sto grande giocatore. Io, allora, Ivanildo Fernandez, non lo so, non mi conviene. Vediamo un po' che. Mi sa che non ci vedo. Allora, Joe Gomez, questo è interessante, ma costa botte.
questo non ce lo potrò permettere mai. Lo aggiungo così. No, sbagliato. Lo aggiungo così, ma allora Gonzales, questo, quello, quell'altro. Tu, causa di Sergio, questo costerà. Ok. Sembra proprio quelli forti, mi sembra i difensori forti. Cioè adesso l'investimento deve essere per il meglio. Denier già interessante, Denier. C'è Bruno Gesù, questo chi è? Joaquin. Joaquin. Ok. Ozan Kabak. Troppo alta la cosa dei fissori. Vabbè, e allora io devo andare in altra maniera. E allora io direi. Sul mercato. Però io non ho alcuna cosa. Tanto non posso neanche mettere il valore al giocatore con niente, non posso. Vabbè. Allora. Hub mercato. Hub mercato, difensore centrale, ma l'ho visto, messo a Kanji. Poi fa un terzini. Però Kanji potevo metterlo a Kanji. Scusate, ma trasferimenti, cerca giocatori. Non sei tu. Ecco, è lui. Akanji, Manuel Akanji. Per allora 48 milioni clausola rescissoria 36. Porca miseria. E vabbè, dobbiamo. E rinforzi costano. I rinforzi costano, costicchiano, direi. I rinforzi costicchiano. Ora usciamo da un pareggio alla seconda campionato. Adesso siamo a Steaua. Lo voglio vedere. Allora, Sepsi SK è squadra che non ha neanche giocato il playoff scudetto a scorso campionato. Proprio non c'è neanche stato il playoff scudetto. La Steaua è la nostra rivale storica di sempre, di tutti gli anni in cui ci giochiamo lo scudetto. La nostra rivale è quella, è la Steaua di Bucarest. Vediamo come va. Intanto ci andiamo a giocare questa partita. Personalizza, ok. Gestione squadra con tutti i ragazzi, con tutti gli effettivi. Io, l'unica cosa, voglio provare a fare una cosa. Fermi, voglio provare a fare una cosa. Allora, istruzioni. Allora, Angeligno, intercettazione ben aggressive. Ma sì, va bene. Nicolaie, ingestioni moderate. Montes, intercettazioni moderate. Proviamo così. Magari così si stanno lì in difesa e non lasciano buchi. Magari, non lo so. Vediamo, comunque. È un tentativo che faccio, vediamo. Vediamo un po', perché ogni volta succede per questo, perché c'è il buco in mezzo alla difesa, con tutto che ho la difesa stretta, c'è il buco in mezzo alla difesa. Ecco. Comunque, vediamo cosa riusciamo a fare.
Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Seconda partita di questa puntata. Noi ne faremo due, molto probabilmente partita oggi. Ne faremo due. E boh, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Bene, iniziamo benissimo. I due che si picciano tra di loro. Iniziamo benone. Comunque. Dai, dai ragazzi, dai ragazzi. Dai Stefano, quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? Hanno superato indenni le prime due partite con successo e manda, pareggio. Nella loro marcia verso il titolo oggi sicuramente previsto una nuova no. Prova a calciare, ci arriva con la punta delle dita. Meno male, bravo Radu. Di là. C'è grande attesa per la sua prova, di là, tra i candidati avanti al premio di migliore in campo. Benissimo. È un giocatore capace. Poggio. Mussa. Mussa. È già arrivato il primo gol. Mussa. Grande partenza. Hanno scelto Mussa sin dall'inizio per provare Mussa a sai 1-0. Formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. E Ale, signori, e Ale. L'hanno lasciato calciare indisturbato. Mussa Said. E non ha sbagliato. La mette lui. Avresti probabilmente messa anche tu da lì, eh? Iniziamo bene questa partita. Tanto mi sa che dopo questa partita ecco vado un po' avanti e chiudo perché secondo me fa un po' qua a finire come su Final Fantasy 7. Vabbè, comunque. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Azione che sfuma, pallone che torna. Di là. Credeva in questa scelta per averla già provata. Bene. In allenamento con buoni risultati. Okay. Poi è chiaro che le partite. Bello. Angelino. Angelino. Mamma mia, Angelino. Ma che palla gli ha dato Said? Ma che palla gli è stata data da Angelino? Mamma mia, che palla gli hanno dato! Ma no, cioè, io veramente voglio che guarda che vabbè. Poesia. Musa Said veramente mi ha dato una palla che era poi trimon, cioè una poesia in movimento, signore. Bene così, 2-0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ok. Ideale. Bello movimento. Scarico. Boris. Ribadì. È tutto solo. C'è il fuorigioco secondo l'arbitro e gli assistenti. Meno male che era fuorigioco. Io vi dico solo, meno male che era fuorigioco. Perché se era regolare, io lo tiravo fuori. Aspetta. Lo tiravo fuori. E la partita chiusa. Porca, come fai a tirarla sopra la traversa da lì? Proprio è fisicamente colpire impossibile. Vabbè. Portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato. Posso vedere come l'ha presa stavolta? Perché secondo me l'ha presa di faccia. Fai vedere? No, l'ha presa con la mano. Ha fatto anche una paratona. Batte Angelino. Angelino. Un consegno, nientino. Appoggio. E Ale 3-0. Comunque, cioè, voi lo state vedendo. La state vedendo l'assurdità di FIFA. Col Sepsio OSK, squadra di medio bassa classifica. E ripeto, lo scorso campionato. Non, cioè, era tipo una delle ultime, se non sbaglio era una delle ultime del campionato, sicuramente non si è neanche completamente giocato il playoff scudetto, che abbiamo recuperato un pareggio così per il rotto alla cuffia con la Steaua di Bucarest, il nostro spesso principale rivale del campionato. 3-0 al 24esimo, esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Why? I don't know. Comunque, portiamola a casa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. La grafica sui tiri in porta. Cosa? Ci dimostra come ci sia stata una per sola favore. Squadra in campo finora. Non è. A sfruttare le tante occasioni create dando. Non è. Di poter trovare il gol ogni volta. Non è. Il gol riduce
raggio lo svantaggio, ma non cambia la sostanza del match. Non riusciamo a evitare i buchi al centro. Da qualche parte devono pur cominciare. Non ci riusciamo. Sono d'accordo con te, Pier. Non ci riusciamo. I buchi al centro dell'area li abbiamo sempre. Sempre e comunque. Non niente. Niente. I buchi al centro dell'area li avremo sempre. Posso stringere la difesa, posso mettere intercettazioni moderate, moderate così a fargli tenere la posizione. Posso mettere tutto quello che volete. I buchi al centro della difesa li avremo sempre. C'ho la difesa che in impostazioni più strette di così non è possibile. Pallone profondo, pericoloso. Pallone invitante. Bene, Mason. Mason. Scarico e Ale 4-1. Ha finalizzato nel migliore dei modi. Questa è la Steaua. Questa è la Steaua. Questa è la squadra con la quale ci siamo giocati il campionato fino alla, alla fine, fino alla, alla morte, negli ultimi due anni. A questo punto decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze. 4-1. Se continueranno a spingere. Sepsios e K invece. Dunque il proprio vantaggio. C'è fenomeni 3-3 acciuffato per miracolo. Vabbè, palla girata sulla no, là. Oh, tiro, vai Mussa. Mussa, attenzione che ne vedo, vedo libero, vedo un Jesus selvatico, lo vedo libero e però lui non vede la porta. Con i suoi riflessi, parata da applausi. Hai evitato il gol con uno scatto felino. Lui non vede la porta, perlomeno. Loro portiere vedono bene, il loro portiere vede benissimo il pallone e quindi vabbè. Beh, ma che brutto il quarto cross. Però ma baci di piede. Porto d'armi. La via della rete. E fischi. Ok. Fine primo tempo 4-1. 4-1 alla Steaua, quella che è stata la nostra rivale storica, rivale negli ultimi due campionati per quanto riguarda lo scudetto, rivale storica per quanto riguarda lo scudetto. 4-1, demoliti. Ribadisco, Sepsi SK, abbiamo agganciato il pareggio per miracolo. Va. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciamo a reagire e a salvare al possesso di palla. No. Potrebbe crossare. No. No. Meno male. Il portiere dice di no. Bravo Radu. Ma da via, non si assede, no. Mandala via, via. Io mancani quella. Mancani quella. Bravo qui a sbarcarsi. La pareggerò. Miracolo del portiere. Che sventa il tiro qui. Ma che riflessi, Pier. Davvero una parata eccezionale. E Radu. 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 Detto fra amici, cosa minchia combini? Così, proprio per... Il suo tempo anche tu, ma anche tu, ma però, per il suo nuovo acquisto direttamente sul sito ufficiale. Un buon acquisto cercato, voluto, trovato per rinforzare la rosa in un settore. Oh no, meno male, bravo, il mocchilato di là. Beh, io non volevo darla lì, c'era quel certo. Io questa è la palla di me. Eh sì, vabbè, ho capito. Radu, dove stai andando? Dove caspita va? Meno male. Meno male. Già l'ho visto e se ne stava andando verso l'orizzonte a inseguire un pallone che non poteva raggiungere mai. Scusi. Mi scusi. Bene. Potete recuperare il pallone? Ha fatto male il cross, no. Palla in out. No. Una nuova rimessa. Ok. Bene. Rodrigo. Ok. Brozovic. Bene. Può ricevere la posizione. Benissimo. Lo su terra, porca. Ottima parata. Un tiro che ha lasciato decisamente a desiderare questo. Vabbè. Benissimo. Mentre la mia webcam si fa sempre più buio. E tira. E Ale. 5-1.
spero, spiego la cosa, purtroppo, perché la webcam si fa sempre più buio. Spiego, purtroppo ancora la fase del, sono ancora in piena fase di trasloco, montaggio, eccetera, eccetera. Il lampadario della mia stanza ancora non è montato, quindi posso registrare solo con la luce del sole, che è proprio gli stanno entrando pomeriggio. A un certo punto la luce del sole giustamente se ne va, e quindi voi mi state vedendo sempre più scuro. Ma vabbè, che ci possiamo fare? Continuano. Io personalmente nel mio insomma, domani riprenderò a registrare tutto questo in attesa di che mi venga montato il lampadario. Però, tanto non pensiamo ai miei lampadari e alle mie luci, pensiamo a portare a casa questa partita. Radu, meno male era fuori gioco. Boh, passala. Maledetto posso, no, posso. No, però non va bene. Però non va bene, non va bene. Sì, e vabbè. Sì, Radu. Io adesso lascio andare il replay, che voglio che guardiate la reazione di Radu. Dovete guardare Radu. Guardate Radu. Un attacco dei parei. Non si tanco. Perché l'ha lasciata sfilare? Perché l'ha lasciata sfilare? Ma per quale motivo? Ma che... È arrivato un gol che dà un po' di morale, ma non cambia la storia di questa 5-2. Va bene, io. Radu, io. Vabbè. Ma non lo so. Lasciamo stare. Apre il gioco. Io comunque devo fare cambi. Io comunque devo fare dei cambi appena possibile. Puoi passare questa partita. Grazie. Brozo. Brozo. Dovrebbe essere l'ultima partita con noi. Bene, bella palla. Bene, puoi tirare per favore, maledetto. Spazzano via il pallone. Vabbè. Cambi. Cambi. Allora, io direi Boris. Vestager al suo posto. Cecchini a posto di Brozo. E poi ti chiameremo come mai. C'era qualcuno che voleva giocare? Non me lo ricordo. Allora, quindi direi facciamo Ferreira a posto di Bailey. Facciamo subentrare come uno dei giocatori più tre cani, forse fresco, forse la sua gara, Jesus. Il lancio. Capito. Jesus. Ok, poggia di qui. A Jesus. Jesus! 6-2. Gabriel Jesus. 6-2 alla Steaua. Implacabile qui. 6-2 alla Steaua. Allora, scusate, io cerco di agevolarmi un attimo. C'ho un lumino di là. Io cerco di agevolarmi col lumino. È un po'. Sono luci. Sono luci d'emergenza. Sì, soluzioni di emergenza. Si prova. Vabbè, è giusto portare al termine questa puntata. Comunque, ribadisco: 6-2 la Steaua e 3-3 stentato con l'Esepsio SK. Io ribadisco sempre il nonsense. Che tanto, vabbè, non c'è bisogno, cioè, io ribadisco sempre il non senso di sto gioco. Può ricevere la posizione interessante. Sì, ora segnano loro, ecco, 6-3. Il match è segnato. Vabbè, allora, per fortuna siamo l'80esimo, non penso facciano 3 gol in 2 minuti più recupero. Però, cioè, vabbè, Zeman, siamo Zeman. Siamo, c'è Zeman. C'è qua, io ve l'ho detto. Zeman in confronto è Catenacciaro, cioè ve lo dico. Comunque, vediamo un po'. Allora, qua. Prossimo mezzo. Testa e 7-3. Certo, ma olè. Allora, chi l'ha messa? Chi è? Vestergaard, il baffetto, dove lo metto? Il baffetto, olè. Lo
Savi molto bravi nel capitalizzare questa palla. Baffetto Vestergaard, la mette lui. Svetta. Palo rete. E Ale. Uno spettacolo. Cross perfetto per l'attaccante che non si è fatto pregare. 7-3. Messa dentro. Ottimo l'inserimento alla stella. Io Okay. Unico, si attende solo io ribadisco 7-3 la Steaua e lo Sepsis OSK. Ci abbiamo recuperato un pareggio per il rotto della cuffia. Proprio abbiamo fatto il miracolo. Vabbè. Ah, vabbè. Unico Sepsis OSK. Vabbè, dovranno giocare. Vediamo. Comunque, allora, raggiunto questa vittoria. Bene, così io voglio perlomeno andare un attimo avanti. Voglio arrivare almeno. Ah, ottima prestazione. Allora, Said è stato straordinario. Perfetto. Non siamo secondi a nessuno. Poi, il punteggio è troppo severo. Io guardo, i simboletti, perché quello basta vedere per. Interesse per Chalov. Ah, era la punta, sì. Vabbè, ma che me ne frega. Io voglio Ferguson. Io voglio prendere Ferguson. Allora, intanto, allenamento, simula tutto. Vai, Bico, proprio la roba. Ok. E andiamo. Andiamo avanti. Ferma, fermi. Terza per Esposito. Per Joaquin. Per Anton. E ho capito, però. Scusate, eh. Io adesso vado a vedere perché comunque devo fare operazioni sulla difesa, ma. Io non ho abbastanza soldi. Allora. Hub mercato. Vediamo un po'. Allora, io voglio però fare una cosa. Visto che non se li prende nessuno i miei giocatori, quelli che voglio vendere. Magari uno scambio. Magari. Allora, Antonio, questi non so chi sia. Io non lo so. Come sono minati. Io non lo so. Antonio. White, problema di White 81 è più scarso dei giocatori dei difensori che ho io. Non ci faccio Montenegro. Alla Gomez 52. Allora, Denaya sei giocatore appena trasferito. Vabbè, ciao. Gomez. No, questo mi sembra difficile, riusciamo a portarlo a casa, eh? Mi sembra molto difficile. Niente, non. Akanji. Allora, Akanji ci aiuta il fatto che è 3-10. Voglio provare a trattare Akanji. Contatta per acquisto. Voglio provare a contattarlo, Akanji rimangi e poi c'è l'Akanji. Ok. Scambio giocatori. Ali. 36 milioni Lautaro Galeano. No, sta facendo centrocampista terzino. Non c'è proprio modo, quindi è inutile anche provarci. Ma questi? Ma codesti giocatori? Tipo? No, ma questo no, questi andrebbero. Boadu.
A Skacibar andremmo a perderci un po'. Agilità, preequilibrio, elevazione, resistenza 99, forza 9, forza è bassa. Agilità 99 non è male, intercettazione 86, ok. Teniamolo d'occhio a Skacibar, anche se andremmo a perderci un po' come overall. Io preferirei Ferguson, in tutta onestà, eh. Onestamente preferirei Ferguson. Andiamo avanti. Allora, niente, Peppi Vindelli. Niente, quelli che ho messo in lista trasferimenti non se li calcola nessuno. Rifiuta. Niente, non... niente. Poi tra l'altro mi offro anche meno del valore del giocatore. Io, perché? Io non lo capisco. Vabbè. Aspetta, ok, allora offerta per Koulibaly d'oro, questa la accettiamo al volo. Dang Dai. Oh, per Koulibaly mi arriva l'offerta, per Lautaro Galeano no. Test per Kalimuendo, ma qu'è Kalimuendo? Na 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 Kalimuendo. Ma chi è Kalimuendo? Che giocatore è Kalimuendo? È un attaccante 78, ma passerò. Ciao! Perché nel mio. Perché qui? Anche con Ecchi, perché sei qui tu? Io perché sei qui? Allora, il fatto è questo, io Ferguson potrei prenderlo ora, instant, 19 milioni, pago clausola, vai, preso adesso. Ma se per caso non va la trattativa con Brozovic, Sarena non lo vendiamo più? Ce lo ritroviamo sul gruppone, questo è un giocatore in più, e questo è il problema. Il problema è questo, ce lo ritroviamo come un giocatore in più, e Brozovic è ancora niente. Signori, io direi che possiamo anche fermarci qua, anche perché fra un po' non mi vedrete più, cioè queste luci bruttissime direi di interrompere il tutto. Direi, ci fermiamo qua. C'è appuntamento alla prossima puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici. Se avete difensori da consigliarmeli, da consigliarmi. Se avete difensori centrali da consigliarmi, consigliate pure. Tranquilli, andate. Consiglia a rotta di collo. Serviranno tutti. Consiglia a mai finire. Serviranno perché sì, io un po' li ho, poi i giocatori li ho presi, io continuo a rivedere voglio continuare a rivedere per quanto riguarda difensori centrali. Ben White non purtroppo non è questo Camarà, non so neanche perché è qui. Dovremmo vedere per alla Kanji, per ora non è possibile. Per Aido vedremo, per Aido, anche se a questo 34 milioni e 6 di causa rescissoria, cioè avremmo i soldi per causa rescissoria. Il problema è che non so se lo stiamo seguendo questo. Lo stiamo seguendo, giusto? Aido? Lo stiamo seguendo, Aido? Scusa, fatemi vedere, perché sto a... Allora, Akanji, che... Okay.
Joseph Aidò, lo stiamo seguendo? Sì. 18 giorni rimasti. E vabbè, qua ci metteremo un po'. Aspetta, però no. È veloce. È bello forte, è bello aggressivo. La difensiva potrebbe essere buona, scivolata potrebbe essere buona, contro Pieri probabilmente sarà buono. E potrebbe avere una buona allenazione, avere resistenza, cosa, ok, va bene. Freddezza per... freddezza. Ok. Joseph Aidò. Osserviamolo con attenzione. Joseph Aidò. Vediamo se tutte le... No, Aidò non interessa per nessuno, si è interessato Aidò. Vabbè, comunque, signori, va. Chiudiamola qui. Chiudiamo qui. Noi ci vediamo, appuntamento alla prossima.